Benvenuti in un piccolo corso di Sibelius, software per la notazione musicale. Io sono Raffaele Cardone e oggi vedremo come scrivere rapidamente una partitura scegliendo i vari strumenti e poi fare le parti staccate. Apriamo il software Sibelius, selezioniamo vuoto, doppio clic in nuova partitura. Ecco che il software ci mostrerà una tavolozza sul lato destro dove possiamo andare a prendere i vari valori. Qui ci sono dei piccoli menu che consentono la selezione di ulteriori simboli e segni da inserire. La nostra partitura, qui c'è una timeline che chiuderemo perché adesso non abbiamo bisogno. La nostra partitura in questo caso è vuota, premendo il tasto I. Possiamo inserire i vari strumenti dell'orchestra. Come vediamo, aprendo i vari menu, ci sono sostanzialmente tutti gli strumenti che ci servono. Supponiamo di voler aggiungere una chitarra classica. Supponiamo di voler aggiungere, ad esempio, che ne so, un basso a quattro corde. Come vedete, vi chiede se inserire la notazione o la tablatura, o entrambe. E così via. Archi, riporta anche l'arpa, violino, ghironda, insomma, varie, ce n'è per tutti i gusti. Dopo che abbiamo aggiunto i nostri strumenti alla partitura, premiamo ok. Qui avremo sostanzialmente il nome che possiamo editare e modificarlo come vogliamo. Vediamo che il software adatta il layout in orizzontale, mentre quello verticale possiamo anche modificarlo noi. Vedete come distanza, possiamo anche stringere ed allargare le varie misure selezionando e cliccando. Possiamo anche fare una cosa molto utile, creare cliccando sulla stanghetta e premendo il tasto invio, creare delle aree per le misure più ampie. Una volta che selezioniamo la misura per inserire le note, abbiamo varie procedure. Intanto possiamo inserirle graficamente. Quindi prima ovviamente delle note, noi inseriremo il tempo, quindi T, e ci permette di scegliere tra vari tempi. Come vedete, qui possiamo cancellarlo affinché sia uguale per il nostro spartito. Come vedete possiamo fare anche le cose più strane, insomma, sovrapponendo le partiture. Ora, le note le possiamo scrivere da tastiera, quindi scegliamo la durata della nota. Se voglio mettere una tonalità, la lettera K mi permette di inserire l'armatura in chiave, quindi le varie tonalità. Ovviamente tolgo la variazione, posso anche cancellare le misure nascondendole. Tasto destro, nascondi. Mostro nascondi, come vedete, la mia partitura o quello che vorrò nascondere sarà così nascosto. Posso anche arrivarci con Command su Mac Shift e H. In questo caso non verranno stampate le pause. Per ripristinarle, Command Shift e H. Il tasto Command è sostituito da Control in Windows. E così praticamente mi inserisco le note scrivendo semplicemente C per quanto riguarda il Do, D per quanto riguarda il Re, E per quanto riguarda il Mi, F per il Fa, G per il Sol, A per il La, B per il Si. Ovviamente qui posso cambiare la durata di queste note, vedete? Conoscendo chiaramente le caratteristiche tipiche della teoria musicale. Posso con la freccia in basso trasporre in modo modale, in questo caso l'intera frase. Posso aggiungere delle alterazioni, scegliendo tra i vari menu posso poi cambiare ancora i miei simboli grafici, posso mettere, se aspettate un po', lui vi dice cosa è, vedete, un punto coronato breve, un punto coronato lungo, quindi una volta selezionato in blu la nota io posso inserire varie cose, posso inserire
i vari simboli, come vedete, anche sovrapponendoli, per quanto riguarda, posso spostarli poi graficamente, vedete, in verticale e così via. In questo caso, facendo rapido copia e incolla, vado ad inserire le mie frasi musicali dovunque servano. Come vedete, qui ha trasposto per il basso, perché è in chiave di basso, la frase, e quindi la posso traslare e portare un'ottava sotto per farla eseguire dallo strumento e così via, insomma, fare i vari esperimenti. Il titolo lo inseriamo qui, tasto destro, titolo, testo, vedete? Qui. Stiamo scrivendo, ok? Tasto destro di nuovo e posso inserire compositore, paroliere ed altre cose. Con la lettera, con il tasto L sulla tastiera, mi si apre il menu delle dinamiche, dove posso inserire, una volta selezionata la misura, i miei simboli, ad esempio, di dinamici che mi portano, vedete, le forchette dinamiche, che mi portano chiaramente ad un'esecuzione controllata dinamicamente, e così via. Fate i vari esperimenti. Per le parti staccate, invece, andiamo qui, tasto destro, chitarra, e c'è solo la parte della chitarra che posso impaginare come voglio. Tasto destro, basso, allo stesso modo posso chiaramente poi aggiungere e manipolare altre cose. Vedete? Quando ritorno allo spartito, ho la mia parte modificata senza che si sia devastato il layout generale. Questo è tutto. Buona musica.